Vediamo il pranzo. Abbiamo un panino con lo speck. Qui abbiamo... Cosa super abbiamo? Healthy. Abbiamo insalata di farro quinoa con broccoli, pomodori, la mais madonna. E qualche carota. Ah, qui siamo super... vediamo qua cosa abbiamo. Oh. Oddio, no! Sei passato! Riso e pollo teriyaki. Wow! Io pasta con pomodorini, tonno e formaggio, credo. Ultima lezione della giornata. Woo! Non ci credo. Vi giuro che è da mesi, settimane che aspetto questo momento. Il mio 14enne sarebbe molto fiero. Appena arrivato a casa, sono molto euforico, devo dire. Molto molto. Anche se comunque è stata una mattinata super intensa, anzi una giornata, perché ho finito alle 3 lezioni, quindi è stato super pesante, però... Ora ci riposiamo un attimino e poi ci rimettiamo a studiare. Ci siamo. Finalmente ce l'abbiamo. Ragazzi, ho aspettato per questa cosa, non lo so, anni. Da quando ho iniziato a fare video su YouTube a 14 anni ho sempre voluto questa cosa. Avevo una macchina fotografica che assolutamente non andava bene per fare i video su YouTube, perché uno, non aveva lo schermo che si girava, due, non era una videocamera, quindi non aveva l'autofocus, non era assolutamente adatta. E quindi con tanti risparmi, sacrifici, tempo, cose, sono riuscito a prendermi questa qua. Allora, questa è una Sony ZV-1 e, come si può leggere dallo scatola, è una vlogging camera, perché, come potete vedere da qua, ha uno schermetto che si può girare verso la persona che parla, e in più ha integrato anche un microfono, però adesso vi farò vedere tutto perché apriremo. Sono super super felice perché ultimamente stavo utilizzando per vloggare il telefono, e andando in giro non potevo utilizzare il telefono perché sennò si scaricava e non potevo registrare. Questa cosa mi manda fuori di testa, perché io voglio utilizzare il mio telefono quando sono in giro per fare foto, per parlare con le persone, per qualsiasi cosa. Se mi serve una cosa non deve essere scarico, quindi ho optato per questa. E niente, adesso l'apriamo e vediamo un po' che cosa c'è dentro. Oh, sono felicissimo. Questa è la videocamera, come ho detto è una Sony ZV-1, è ideata per i vlogger, appunto per chi fa contenuti sui social. La apriamo, si presenta appunto in questo modo. Dovrebbe essere così. Adesso vediamo un po' tutto. Era già aperta perché il signore mi ha fatto vedere un po' se ci fosse tutto in negozio. Solite cartacce che ovviamente non leggerò mai nella vita. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Momento che ho sempre desiderato nella mia vita. Oh mamma, ma non è così piccola. Vabbè, allora eccola qua. Vediamo, apriamola. Oh mio Dio. Allora, è super bella, compattissima. Vedete, ha questo schermetto che si gira e io posso guardarmi mentre registro. E inoltre si può anche girare, quindi se io sono dall'alto posso guardare, eccomi, ciao. E niente, inoltre posso chiuderlo ed è protetto, così. Mio Dio, che bella! Adesso fra poco l'accendiamo, vediamo cos'altro c'è. Abbiamo il gatto morto, che è appunto questo qua, il coprimicrofono per proteggere dal vento, che appunto è fatto così e lo si mette qui sopra, si toglie questo qua e si inserisce, così quando parlate, siete in giro, non abbiamo il pericolo che non si senta per il vento. Poi non c'è tanto altro, aspettate, c'è il cavetto di ricarica USB e infine la batteria super piccola. Sicuramente ne dovrò prendere altre, perché da quanto ho sentito nei vari video, l'unica pecca di questa macchinetta è che non ha una batteria molto grande, si scarica molto velocemente, però non importa. Ora proviamo ad accenderla. Allora apriamo, eccola qua. Dove sta? Qua, così. Ci mettiamo anche la SD, la card. Io questa da 64 giga. Cioè, nel senso, ma posso adorare io? Allora, non ho ancora iniziato nessuna ripresa. Adesso vediamo un po'.
Ok, sta registrando. Adesso vediamo un po' come si vede. Dovrebbe sentirsi e vedersi molto bene, quindi lo spero. E niente, sono super felice. Ah! E poi come la chiudo, si dovrebbe richiudere questo qua. Prima di riniziare a studiare mi faccio una bella piadinozza con la Nutella, perché non può mai mancare con questo super sole che entra dalla cucina, che lo so, vedrò due volte l'anno. A Milano è sempre un po' buio, però noi ne approfittiamo e intanto aspettiamo che questa piadinozza si cuocia. Subito dopo inizierò a studiare, perché devo fare almeno una quarantina di pagine, spero entro oggi, almeno vorrei, non devo. Da qui pensiamo un po' alla cena, che ancora non ho capito, aspetterò che torni Federico dall'università per chiedergli cosa gli piacerebbe mangiare. Poi si va a nanna e domani è un altro giorno. Domani non andremo all'università perché dobbiamo recuperare un po' di lezioni, quindi stiamo a casa per recuperare. E poi giovedì arriva sua cugina che starà da noi qualche giorno per vedere Milano. La noia. Allora, alla bellezza delle 20:37 sto iniziando a fare la cena. Per questa cena ho deciso di fare questa schiacciata di verdure con zucchine, carote e patate, perché dobbiamo iniziare a mangiare un po' più salutare, quindi dobbiamo sperimentare nuove cose. E nel mentre penso che farò una bella live su TikTok in cui faccio appunto la cena. E nada, vi farò vedere un po' il procedimento. Comunque ditemi se l'audio e la qualità video è migliorata, perché siamo con la nuova videocamera e niente, sono molto felice di questo. Allora, mentre vloggo c'è anche la live su TikTok. Ci serviranno delle verdure, quindi carote, patate e zucchine. Grattugiamo tutto. E ce l'ho fatta, ho grattugiato tutta la verdura, quindi le patate, le zucchine e le carote, e adesso aggiungo anche tutti gli altri ingredienti che non mi ricordo. Adesso vi faccio vedere la ricetta. Allora, per chi se lo stesse chiedendo, questa è la ricetta. Non penso che se lo stesse chiedendo qualcuno, ma in caso qualcuno volesse, eccola. Quindi adesso aggiungo la farina, il parmigiano, l'olio, il sale, il pepe e l'acqua. Dobbiamo aggiungere 120 g di farina e 100 g di parmigiano. Io ne metterò un po' meno perché preferiamo non esagerare. Impasto pronto, ho mescolato tutto, ho aggiunto anche l'acqua senza farlo cadere e ho aggiunto anche un po' di speck perché devo finire delle fette, quindi ce l'ho inserito. Adesso metto tutto in forno, olio questa teglia, ci metto tutto quanto, ci metto una spolverata di parmigiano e di pangrattato e basta. E poi metto in forno 200 gradi ventilato. Perché guardo lì se la telecamera è lì, santo Dio? Adesso metto tutto dopo aver oleato. Ci aggiungo un po' di pangrattato. Una bella quiche. Noi siamo in live su TikTok e ci stanno facendo tutte queste domande, che in realtà ce le sta facendo tipo sempre la stessa persona, però noi ci adattiamo. Sto per togliere tutto dal forno, guardate. Sembra molto buona e adesso lo scopriremo anche. Adesso porto fuori. Eccola, guardate. Guardate, sembra strabuona. Momento assaggio. Questo è il risultato. Vediamo. Forse ci andava un pochino più di sale. Però buono. Approvato. A dopo, ciao. Eccoci arrivati alla fine di questo video, sono le 23:15, è tardissimo, ho appena finito di sistemare la cucina e nulla, quindi adesso chiuderò questo video e andrò a dormire perché sono stanchissimo e domani dovrò alzarmi presto perché devo assolutamente studiare e finire quelle 40 pagine che mi mancano. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, se volete lasciate anche un commento per farmi sapere che altre tipologie di video vorreste. Io vi do la buonanotte e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!